Allora, Shashan, io vorrei chiederle, nella Corda Pazza lei ha scritto che la storia della cultura siciliana è tutta da fare o da rifare. Forse ha scritto partendo dai modi più umili. Vogliamo tentare di... Oddio, tentare è un po' difficile, c'è da scrivere un libro e non so poi su quale basi io potrei scriverlo. Ma senza dubbio il fatto che siano mancati tanti studi essenziali, che invece negli altri paesi sono stati fatti, e ci pone alla condizione di dire che non conosciamo niente della storia culturale siciliana. Che so, io tengo presente perlomeno 3 punti, insomma, i rapporti culturali con la Spagna in tutti i secoli della dominazione non sono stati mai indagati, se non incidentalmente. La storia dell'Inquisizione in Sicilia. Esiste una piccola cosa compilata su sparuti documenti. Ma nessuno è andato mai a Madrid a ritrovare le copie di tutti i processi inquisitoriali. E la storia della pirateria in Sicilia, che rappresenta un elemento importante per definire questo senso di insicurezza e anche le ripercussioni che ha avuto nell'economia e quindi anche nella cultura, insomma, e così via. Ci sono tutte queste cose da ricercare che nessuno ha mai ricercato. E poi viene uno come Mark Smith, giustamente fa il suo lavoro e naturalmente suscita le ire degli addetti ai lavori. Ma eppure sembrerebbe che la cultura siciliana sia caratterizzata da un continuo ripensamento delle sue basi, delle sue radici, eccetera. Allora, di che cosa si sono occupati gli storici siciliani? Ma io direi che questo ripensamento, dopo i grandi lavori della triade Pitre, Di Marzio, Salomone Marino, avviene sul lavoro di questi 3 galantuomini. Non c'è niente di nuovo nel senso della ricerca riguardo alla cultura siciliana. Ma che idea c'è dietro questa storiografia siciliana, questa tradizione storica? Direi che c'è l'idea autonomistica. La storia della cultura siciliana è la storia di una tendenza indipendentistica e autonomistica dell'isola. Ma siamo arrivati all'autonomia avendo soltanto un'idea, non una preparazione vera e propria. E da ciò i difetti dell'istituto, insomma. Invece tutto l'altro aspetto, diciamo così, della repressione culturale, la Spagna, l'Inquisizione. Senza dubbio questi sono gli elementi che hanno impedito in Sicilia il realizzarsi di una cultura piena, responsabile, insomma. Perché sia un bel dire che sono alibi storici, che se l'Inquisizione non ci fosse stata sarebbe stata la stessa cosa. E no, perché basta andare a vedere le celle dell'Osteri per accorgersi che lì dentro, in 3 secoli, è stata chiusa gente di eccezionale qualità, direi, nel campo delle scienze come nel campo delle arti. E noi non ne conosciamo nemmeno il nome, perché nessuno è mai andato a Madrid a cercarlo. Come sarebbe allora questa storia della cultura siciliana se queste cose fossero state indagate? Avrebbe un altro aspetto? Ma io penso che avremmo più coscienza di noi stessi, e quindi più capacità di fare. Cioè, certi miti come la sicilianità, la malinconia siciliana, Sì, queste sono propriamente l'isolamento. sono proprio dei miti, se vissuti così, insomma. Noi siciliani siamo così, siamo stati sempre così, saremo così. Questi sono proprio dei miti, e questi sì che sono gli alibi, insomma. E a questo punto la sicilianità è un fatto assolutamente negativo, perché grattando il concetto di sicilianità, così come è diffuso volgarmente, direi. La sicilianità non è che la mafia. Cioè in fondo un'altra forma di repressione. Un'altra forma di autorrepressione, Lei una volta ha detto che
questa cultura manca di un momento illuministico, che se dovesse avere domani un momento illuministico forse potrebbe cambiare. Che senso ha questa affermazione? Ha il senso che può avere anche per tutta la storia italiana, perché diciamo la verità, l'Italia funziona laddove c'è stato, e in questa ragione Montanelli, laddove c'è stato il dispotismo illuminato. Se in Sicilia la classe dirigente siciliana più consapevolmente avesse assecondato l'opera di quel viceré riformatore che fu Caracciolo, la Sicilia oggi non sarebbe in queste condizioni. Invece la classe dirigente, la classe nobiliare siciliana e anche direi quella borghese, larvaticamente esistente, ha avversato fieramente Caracciolo. In 5 anni gli ha impedito di fare la minima cosa risolutiva, insomma. Caracciolo è riuscito soltanto a sopprimere il Tribunale dell'Inquisizione. Questo è il suo atto più rilevante. Ma che a quanto pare è stato fatto perché il re così voleva, ma intanto è un fatto, insomma. È mancato proprio l'efficienza del dispotismo illuminato in Sicilia ed è mancato in Italia. Invece non è mancato in Lombardia. Ma fare oggi l'illuminismo, che senso ha nella cultura italiana, oltre che nella cultura siciliana? No, ha soltanto il senso di richiamarsi alla ragione, insomma, in un momento in cui ce n'è poco. No, non è che si può procedere, diciamo, con sistemi illuministici a modificare la realtà, però si può usare lo strumento illuministico, cioè la ragione. Lei pensa che sia sufficiente in questo momento? No, in questo momento non so bene che cosa sia sufficiente. Credo che ragionare già sarebbe un principio. Invece si ragiona molto poco. E tutto quello che è l'inconscio di una cultura, per esempio. Certo, è importante, ma io sono di quelli che pensano che le civiltà nascono dalla repressione. Non dico dalla repressione politica, ma Dall'inibizione. sì. Che senso ha l'inibizione rispetto alla cultura siciliana? Oddio, mettendo in termini freudiani, si può dire che la Sicilia si muove tutta a livello dell'es. Se si muovesse a livello dell'io sarebbe meglio.